del capo. Ghiacciato ti conquista. Venerdì 23 novembre è stata aperta al pubblico la Sala Auditorium Arte, con le nuove installazioni di Massimo Bartolini, la cui mostra, intitolata Hum, inaugura il nuovo progetto espositivo della Fondazione Musica per Roma, dedicato all'arte del suono One Space One Sound, una rassegna periodica di 3 mostre l'anno per lo spazio Arte dell'Auditorium. La mostra ideata da Bartolini, cultore del suono in ogni suo aspetto, è un omaggio ad una delle figure più geniali e visionarie del secolo scorso, Glenn Gould. Bartolini è attratto più che dal Glenn musicista, dall'artista anticonformista, che nel momento migliore della sua carriera sceglie di isolarsi dal mondo per comunicare solo attraverso una sala d'incisione. Con questa scelta Glenn compie una ricerca teorica e speculativa basata sulla non presenza e sulla trasmissione del pensiero attraverso la sola voce. Hum è una mostra apparentemente e volutamente vuota, costituita a prima vista solo da 2 elementi essenziali: un giradischi posto sul pavimento e un microfono che cattura ciò che di sonoro proviene dall'interno di una parete. Gira sul giradischi un vinile da 12 pollici prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con incisa una voce umana. Sono mormorii, canticchi, variazioni sonore che prendono vita da un testo radiofonico del 1967 a più voci, The Idea of North, e c'è anche il suono della campana tibetana a interrompere la partitura vocale interpretata dal baritono Nicholas Isherwood, suono della campana che rappresenta l'estensione armonica verso l'alto al limite delle possibilità dell'orecchio umano, contrapposta al canto diafonico che sviluppa invece lo spettro armonico verso il basso. Tutto il progetto mostre è curato dalla responsabile Anna Cestelli Guidi e questa prima installazione resterà presente fino al 9 dicembre 2012. But